Ciao, presto presto che il ragù è sul fuoco. Venite! Le tagliatelle sono pronte e le tagliatelle si mangiano col ragù. Ma col ragù che dico io? Niente cose strane, sughi strani, un buon ragù alla bolognese. E mi raccomando, guai a voi se io vi becco a fare gli spaghetti col ragù. Gli spaghetti col ragù non esistono, ci vogliono le tagliatelle, capito? E adesso, in cucina! Questa è la ricetta del mio ragù, il ragù che si fa a casa mia e che, come tutte le ricette tradizionali della mia famiglia, è finita in un libro. Quindi se volete sapere esattamente come si fa il mio ragù, basta andare a pagina 79, pasta ragù alla bolognese. Il segreto per fare un ottimo ragù alla bolognese è innanzitutto la pentola, che deve essere di coccio. Mi raccomando, quando mettete la pentola di coccio sul fuoco, mettete sotto una retina, altrimenti la pentola si rompe, perché la cottura del ragù alla bolognese deve essere molto molto lenta. Nella mia ricetta troverete in parti uguali prosciutto crudo, pancetta che io trito a mano, la carne che io metto è metà suino e metà manzo. Per il suino uso la lonza di suino tritata, mentre per il manzo tradizionalmente a Bologna si usa un pezzo che si chiama cartella, che è un po' grasso e che quindi serve a dare sapore al sugo. Nella mia famiglia si usa mezzo burro e mezzo olio, è difficile usare burro e olio nella stessa ricetta, ma non discutiamo perché a casa mia si è sempre fatto così, per cui zitti. Questi grassi si fanno soffriggere sedano, carota e cipolla, dopodiché quando saranno ben soffritti si uniscono la pancetta e il prosciutto tritati lasciandoli rosolare un pochino. Quando questi saranno rosolati, quindi avranno buttato fuori il loro piccolo unto, il loro sughetto, si uniscono le carni che vanno macinate insieme perché devono amalgamarsi. Una volta che avete rosolato la carne, dovete sfumare con del vino bianco. Io uso vino bianco dei Colli Bolognesi, in particolare Pignoletto, perché mi piace, però potete usare qualsiasi vino bianco. Il vino deve evaporare e il sugo deve tirare tutto il vino. Dopodiché si aggiunge il pomodoro. Alla fine, dopo che il ragù avrà bollito almeno 3 ore a fuoco molto molto lento, ci si mette il latte che serve ad amalgamare tutti gli ingredienti e anche col latte si fa sobbollire lentissimamente fino al momento di condirci la pasta. Il ragù è una di quelle cose che più cuociono più sono buono. E se non avete capito come si fa, cercatemi alla scuola che dirigo, Culinary Institute of Bologna. A presto ragazzi, buon appetito!